Direttiva europea sul copyright. Che succede? La questione è molto complessa, anche difficile da sviscerare in un video, e purtroppo è stata scarsamente dibattuta nel nostro paese e anche per quanto riguarda l'argomento che ci sta più a cuore, ovvero la musica. Però cercheremo in qualche modo di parlarne mettendo in fila quali sono gli argomenti più controversi. Nel frattempo ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Il 26 marzo è stata approvata la direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento europeo, che poi andrà ad imporre ai singoli stati membri di essere applicata nel giro di poco tempo. Questa direttiva ha seguito un percorso molto lungo. Già dall'anno scorso era partito l'hashtag Save the Internet contro alcuni degli articoli più controversi e purtroppo, nonostante una campagna che ha raccolto milioni di firme in tutta Europa e numerose manifestazioni negli altri paesi, tutto questo non ha portato a niente, perché la direttiva è stata approvata così come era stata presentata, con quegli articoli più controversi che riguardano il diritto d'autore. Ci sono alcuni attori in gioco con interessi contrapposti e quella che ne risulta minata è un po' la libertà dell'internet per come siamo abituati a conoscerlo. Partiamo da un presupposto: qualsiasi battaglia sul diritto d'autore è sacrosanta, quindi non è che siamo contro un tentativo di regolamentazione di quello che è il Far West di internet. Il problema sono le implicazioni e più che altro da che parte stare. Da un lato ci sono i grandi player di internet, le super multinazionali che controllano dai siti più importanti alle applicazioni a tutto quello che abbiamo sul nostro telefono, quindi vari Google, Facebook, Twitter, eccetera. Dall'altro lato ci sono i grandi player dell'editoria, quindi dai grandi gruppi editoriali, giornali, eccetera, anche le major discografiche e così via. L'impostazione data da questa legge sul copyright sembra prevalere dalla parte dell'editoria classica, diciamo così, per quello che è l'utilizzo che viene fatto di internet. In sostanza sono alcuni punti controversi. Prima di tutto una cosiddetta tassa sui link, l'articolo 11, che imporrebbe il pagamento di una licenza per chiunque riporti dei link o comunque dei riferimenti a degli articoli protetti da copyright. In sostanza, se si cita un articolo di giornale, in qualche modo si dovrà pagare qualcosa, detta molto in soldoni. Da un altro lato, l'articolo, che era prima il 13, poi è diventato il 17, che impone un filtro automatico per la pubblicazione di contenuti controversi, tra virgolette, in quanto protetti da copyright, ovvero che sono ritenuti responsabili i grandi media di internet per quello che pubblicano gli utenti se protetto da copyright. In questo modo i grandi player si tutelano con dei filtri automatici, quindi l'impedimento alla pubblicazione e anche la demonetizzazione per quanto riguarda YouTube. Ecco che già sono sorti alcuni casi curiosi, bizzarri, per modo di dire, legati ai grandi canali YouTube che parlano di musica. Per esempio c'è un video di Paul Davis che cita anche Adam Neely, che riporto in descrizione, che è molto interessante. L'esempio che mi è venuto in mente guardando quel video è questo. È come se vai ad una lezione di chitarra, l'insegnante ti insegna a suonare un brano dei Rolling Stones, quindi magari sei lì per un'ora che fai pratica su questo per imparare qualcosa sulla tecnica della chitarra, a fine lezione te dai soldi all'insegnante e l'insegnante gira l'intero importo ai Rolling Stones in quanto proprietari dei diritti d'autore. Questo è quanto è successo in alcuni casi e che questa direttiva porta a fare, perché in qualche modo il fatto che tu stia facendo un lavoro, quindi di insegnamento, mettendo
in campo il tuo studio, la tua preparazione e anche la collaborazione, ecco, con un'altra persona, il costo di tutto questo viene dato completamente a coloro che detengono il copyright. E quello succede con la demonetizzazione automatica dei video. È una misura con cui YouTube, che fa parte di Google, sta prendendo le contromosse per evitare ritorsioni e cause milionarie da parte dei proprietari del copyright. È giusto che i Rolling Stones abbiano la sua parte se te utilizzi un loro brano per fare una lezione, ma è giusto anche che l'insegnante abbia la sua parte in quanto fa un lavoro di insegnamento della musica. E se questo offline non succede, magari perché nessuno versa i soldi esattamente quelli che ha preso sul conto dei Rolling Stones, però succede esattamente così online. E correggetemi se sbaglio. Quanto se te suoni, non dico una cover, ma anche un paio di accordi e li spieghi, ecco che il video viene direttamente demonetizzato. E così quello succede a noi DJ ormai già da un po' di tempo, che viene impedito completamente la pubblicazione di DJ set perché utilizzi brani protetti da copyright. Mentre magari dei siti come Mixcloud hanno trovato un modo per ripartire quello che suoni agli autori dei brani, su YouTube, Facebook, eccetera, nonostante alcuni anche accordi con le major discografiche, tutto questo viene tagliato alla radice. E allora continuiamo a chiederci come fa Boiler Room a pubblicare i suoi set con musica, ovviamente protetta da copyright, mentre noi piccoli non possiamo praticamente pubblicare più niente che abbia a che fare con la musica. In tanti mi chiedete, ma perché? Sì, ok, bravo, bei discorsi, ma perché non ci fai vedere anche come suoni? E non è possibile. Se faccio una diretta, viene buttata giù. Se pubblico dei brani, non vengono, non si vedono, o comunque vengono, cioè, la demonetizzazione non è un problema, ma viene limitata o l'upload o comunque la diffusione, e quindi è soltanto uno spreco di tempo. E anche in questo caso, quello che ne viene meno è innanzitutto il rapporto tra la musica indipendente e le grandi major. Comunque le grandi major si sentono un po' tutelate da questa direttiva sul copyright, a scapito dei piccoli autori, fruitori e coloro che comunque appassionati di musica, che comunque non hanno modo di far valere i loro interessi in caso di contestazioni di questo tipo. E poi soprattutto viene meno la forza del messaggio originale di Internet libero. Infatti anche il fondatore di Internet si è espresso duramente contro questa direttiva. Se tutto deve essere vagliato, se tutto deve essere in qualche modo filtrato da dei media tradizionali che hanno giustamente un'autorizzazione per pubblicare certe cose, viene meno lo spirito del web e lo spirito del web 2.0, dove sono gli utenti a creare i loro contenuti spontaneamente. C'è una postilla legata a quelle che potrebbero essere le parodie e i contenuti educativi, ma tutto rimane ancora molto sul vago, e infatti nel frattempo i social network iniziano a penalizzare certi tipi di contenuti, perché non si sa mai. Ecco che questo non si sa mai potrebbe portare ad una censura di quelli che sono i contenuti spontanei, e quindi una battaglia per la tutela sacrosanta dei diritti d'autore si potrebbe trasformare nell'applicazione in una battaglia contro la libertà di pensiero attraverso internet. È un video un po' complesso, ci sono tanti argomenti, spero di non essere stato troppo approssimativo. Mi farebbe piacere sapere la tua opinione, quindi scrivi pure qua nei commenti e soprattutto continua a seguirmi su Essere DJ.